Ho il piacere di intervistare adesso Sergio Maestrello, che è giornalista e anche autore di alcune pubblicazioni sui blog e sulla rete in generale. Vorrei iniziare con te subito con una domanda abbastanza audace, nel senso che è stata fatta una riflessione in questi due giorni sul fatto che alcune persone non abbiano ancora capito cosa sia la web 1.0, tra virgolette, e ci troviamo già a parlare di 2.0. Secondo te è un conflitto che esiste realmente e soprattutto come si può risolvere? Secondo me è un conflitto di definizioni, di etichette. Poi stiamo parlando di web, che di fatto è sempre quello. Io parto il convegno dicendo sono scettico del web 2.0, del termine 2.0, non rinnego quello che sta succedendo qualcosa di nuovo, per cui chiamiamolo Pippo, chiamiamolo 2.0, chiamiamolo solo web, sta succedendo qualcosa. Non sento l'esigenza di un'etichetta specifica, anche se comprendo che sia utile per passatemi il termine, vendere il prodotto, quanto di nuovo sta accadendo. Però di fatto sì, è il web così come era stato immaginato. Cioè, internet sta cominciando a funzionare secondo le intuizioni originali di Berners-Lee e di tutti quanti hanno lavorato in questi anni al web, sia da un punto di vista tecnologico, perché non c'è nessuna novità tecnologica sui protocolli almeno, ci sono dei linguaggi che aiutano a sfruttare le caratteristiche di internet in modo molto più evoluto e funzionale. Però stiamo riscoprendo la natura di internet, la natura profonda, il fatto che non esistono centri, non ha senso attrarre contenuti, idee, persone in un centro convenzionale, non esiste un centro nella rete. Ma stiamo ragionando come periferie, siamo tutti periferie e più lasciamo che il valore si disperda ai margini della rete, non tanto ai margini, ma nei diversi nodi, ciascuno possa diventare nodo della rete e più abbiamo da guadagnare. Quindi secondo te mi sembra di capire che c'è una sorta di inveramento di quello che la rete era già all'inizio, ma che non era ancora stato realizzato nella sua pienezza per mancanze strutturali, per mancanze tecniche? Sì, direi di sì, le intuizioni sono quelle, quello che è cambiato è che ci sono più persone, ci abbiamo raggiunto finalmente negli Stati Uniti di sicuro, in Italia no, forse ci arriveremo tra un po' di tempo, una soglia critica, cioè un numero di giri sufficienti a mettere in moto tutti i circoli viziosi e stiamo un po' perché abbiamo capito che altrimenti non funziona e c'è chi ci ha rimesso parecchi investimenti. Un po' perché così in effetti qualcosa si muove, stiamo imparando a usare il web per quello che è, cioè un grande frullatore di idee e di valore che permette a ciascuno, senza nessun limite all'entrata, cioè chiunque può entrare dentro internet, chiunque può creare soprattutto, e senza nessun filtro a priori, nel senso che tutti possono farlo e nessuno gli dice questo va bene, questo no. Tutti stanno imparando a essere filtro, cioè ad attivarsi in prima persona sia per creare contenuti sia per selezionarli. Ecco, tutto questo portato su una scala ampia in cui tutti fanno questa cosa contemporaneamente sta producendo dei fatti positivi, delle cose interessanti che sono nuove applicazioni ma sono soprattutto dei processi, sono persone che si stanno mettendo in gioco e che stanno acquisendo una voce pubblica, stanno partecipando alla formazione di nuove opinioni pubbliche e da cui consegue tutto quello che stiamo vedendo in questo periodo di bello, di cui si è parlato anche in Web 2.0. Quindi, secondo te, a tuo giudizio, il fatto di fare tutto questo gran parlare comunque di Web 2.0, 2.0 e di far aumentare il numero delle persone che usano la rete potrà coinvolgere anche quelle persone che non sono ancora riuscite ad afferrare, diciamo così, il treno del Web 1.0? Non lo so se il gran parlare coinvolgerà le persone, più se ne parla più entrano in circolo le idee legate alla rete e le applicazioni, credo che le persone, chi ancora non usa internet probabilmente è sempre più succede soprattutto nelle fasce più giovani, entrano perché i propri amici e conoscenti fanno delle cose e probabilmente ottengono dei risultati o delle gratificazioni. Per cui un po' per imitazione, un po' per passaparola, ci sono applicazioni che sono sempre più facili, sempre più semplici da utilizzare e che danno qualcosa in cambio, il fatto di dedicare del tempo dà qualcosa in cambio, per cui un po' per volta la notizia si sparge.
Non credo che la divulgazione da sola possa fare molto, anche se della buona divulgazione probabilmente aiuterebbe molto. Ecco. Poi la differenza di termini, tutto sommato, non credo possa influire così tanto. Che si parli di web 1.0, di web 2.0, è un modo come un altro di parlare di quello che sta succedendo. Per concludere ti faccio una domanda, diciamo così, che prevede un po' il futuro. Secondo te quali saranno gli sviluppi futuri del social network, della cooperazione in rete? Non lo so. Non lo so, è una cosa che mi chiedono spesso. La mia opinione è che poco importa cosa succederà, nel senso che cosa diventeranno i blog? Non lo so. Che cosa diventeranno i social network? Non lo so. Sicuramente ci saranno nuove applicazioni, sempre più belle da usare, sempre più interessanti. Ma poco importa, perché quello che si è messo in moto è, ripeto, un processo che riguarda le persone, cioè un'opportunità e una voglia probabilmente. Il primo intervento di questo convegno, quello del professor Kova, è stato particolarmente interessante perché legava l'esplosione di queste tecnologie a qualcosa che preesisteva, che era un bisogno delle persone di mettersi in moto. Ecco. E condivido questa opinione. Non so che cosa sia venuto prima, però di fatto, indipendentemente da quale software di blogging io posso usare, quello che sto facendo e quello che tante persone stanno facendo è un circolo virtuoso che si sta mettendo in moto, e qualunque applicazione ci sarà in futuro, credo che da qui verranno le novità, da quante più persone si metteranno in gioco in questo modo. La domanda può essere quanto questo influirà sulla società. C'è chi dice nulla perché è solo un gioco tra poche persone, elite, che hanno tempo da perdere e soldi da spendere in computer, qualcuno dice invece che questo cambierà profondamente la società. E io tutto sommato credo più alla seconda opportunità. Quanto influirà, quanto metterà in discussione tutte le dinamiche consolidate, i nostri istituti di rappresentanza, di mercato, non lo so. Però credo che quantomeno un piccolo passo avanti potremo averlo. Ti ringrazio per questa schiettezza anche nella tua considerazione sul futuro. Insomma, buon lavoro e buona continuazione. Grazie a voi.